Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge che modifica le norme sugli sfratti dalle case popolari per morosità incolpevole e sospende i procedimenti in corso per permettere a comuni ed enti gestori di valutare le singole posizioni. L'assessore all'ambiente Alberto Valmaggia ha svolto una comunicazione in aula sull'inquinamento atmosferico e ha annunciato un nuovo piano di qualità dell'aria con provvedimenti strutturali. Al termine si è aperto il dibattito con l'intervento di tutti i gruppi. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Invece di gareggiare a chi impone maggiori blocchi del traffico tra regione di centrosinistra e 5 Stelle al comune, qui in Consiglio regionale avrebbero dovuto approvare la nostra proposta di riduzione del bollo auto per le auto bloccate nei giorni di limitazione al traffico. Purtroppo non è avvenuto, evidentemente qui siamo quasi gli unici a pensare alle tasche e alla mobilità dei torinesi. Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà. Noi abbiamo chiesto prima di tutto di fare delle misure che tendano a limitare i diesel più inquinanti, arrivare subito a un nuovo parco mezzi, soprattutto sul ferro, e poi serve aumentare la pedonizzazione, ma soprattutto serve investire sul trasporto pubblico locale perché sia effettivamente un'alternativa oggi ai mezzi più inquinanti. Nella pausa dei lavori del Consiglio sono state ricevute a Palazzo Lascaris 3 delegazioni, i sindaci di Borgaro, Caselle, Leini e Settimo sul comune di Mappano, alcuni rappresentanti degli stabili ATC di Torino per anomalie sul consumo dell'acqua e le organizzazioni sindacali di Eurofidi, oggi in liquidazione. Grazie a un protocollo d'intesa siglato tra i Musei Reali di Torino e il Consiglio regionale del Piemonte, torna a splendere a Palazzo Reale la cappella privata di Carlo Alberto, realizzata da Pelagio Palagi tra il 1837 e il 1839. Enrica Pagella, direttrice Polo Reale di Torino. Uno spazio che ci fa pensare anche con una certa emozione a come dentro la sala delle udienze ci fosse il momento anche del raccoglimento e anche uno sguardo verso il futuro, verso un sogno che è quello di avere un Palazzo Reale sempre più splendente, sempre più curato. È stata presentata al Polo del Novecento di Torino la banca dati del Partigianato Meridionale, che ricostruisce i percorsi biografici di un centinaio dei quasi 8.000 partigiani meridionali che presero parte alla Resistenza in Piemonte. Una targa è stata posta in via Po a Torino in memoria di Roberto Crescenzio, lo studente lavoratore morto per le Molotov che incendiarono il bar Angelo Azzurro il 1 ottobre 1977. Alla cerimonia ha partecipato in rappresentanza dell'Assemblea il vicepresidente Nino Boeti. Fino al 29 marzo all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale a Torino è allestita la mostra fotografica Sognando Casa, gli ultimi testimoni di un Tibet libero. Realizzata dal fotografo Samkil Delek, figlio di Esuli, e curata dall'associazione Free Tibet Italia Onlus. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.